Ciao, bella, è eh? la ciclabile indoor, 30 metri, di ciclabile in, uh, 30 metri di ciclabile al coperto, ne ho una anche in casa, un metro e mezzo dal bagno alla camera da letto, un giorno ve la presento. Allora, la paura, partiamo da qui, la paura è una brutta bestia, soprattutto quando è paura per l'incolumità nostra e dei nostri familiari. Lo sapete che eh, la paura di essere investiti è la prima ragione per cui la gente non va in bicicletta. La seconda ragione è paura di subire il furto della bicicletta. Come vedete la paura condiziona gran parte della mobilità delle nostre città. Ma è davvero importante chiedersi quali sono le ragioni per cui la bicicletta non viene usata, non è forse più importante chiedersi perché viene usata. A Bologna, ad esempio, il 10% degli spostamenti quotidiani sono fatti in bicicletta, c'è un mucchio di gente che va in bicicletta, chiedersi perché queste persone utilizzano la bicicletta probabilmente ci aiuta un pochettino di più, non trovate? Allora, provate a pensare perché tutta questa gente va in bicicletta. Lo so, state pensando ha tutta una serie di buone motivazioni di carattere razionale, del tipo produco endorfine, si diceva prima, no? con il movimento, oppure eh, risparmio soldi, oppure mi tengo in forma, oppure ancora salvo il pianeta. Sono tutte motivazioni interessanti, hanno un vizio però, un problema, sono tutte motivazioni razionali. Invece la paura colpisce qua. Le motivazioni razionali con la paura non hanno chance perché la paura è pensiero veloce, la razionalità invece è pensiero lento. Noi dobbiamo provare a trovare, ed è quello che sosterrò oggi, una emozione, una passione che possa controbilanciare la paura. Vi racconto una storia, una storia che è accaduta, mi è accaduta 15 anni fa, era il 23 gennaio del 2000. Decido di fare un, un giro in bicicletta di quelli tosti, di quelli epici, 120 km da Bologna al mare, facendo però strade secondarie, cavedagne, eh, strade bianche e argini del fiume Reno. Non sono preparato a fare questo percorso, eh, non, ho, non ho abbastanza chilometri nelle gambe, però voglio farlo. Um, sono, sono pronto con una bicicletta nuova che però non l'ho domata. E questo è un altro problema. Parto parto, dopo 15 km comincio a nevicare. Allora voi provate ad immaginare non tanto la neve, perché la neve, se sei vestito bene, non è un problema, se hai un equipaggiamento adeguato. Ricordate quella roba da Boy Scout che diceva eh, non esiste buono cattivo tempo, ma soltanto equipaggiamento adeguato. Bene, se tu sei coperto bene, la neve non è un problema. Il problema c'è quando la neve copre Ogni, ogni percorso e quindi non vedi più le buche, e quindi ci salti dentro e quindi tutto il percorso diventa più faticoso. Bene, il percorso parte in salita. Dopo 50 km sono un po' stanchino, come avrebbe detto Forrest Gump. E allora mi metto in scia, come si fa, di chi va meglio di te, per prendergli la, la scia. Che cosa succede? Che Lentamente vado in ipnosi, una sorta di trance. Provate ad immaginare questo scenario completamente bianco, candido, che è quasi magico, metafisico: non senti un rumore perché sono eh, percorsi, eh, percorsi non battuti, e poi sta nevicando di brutto, e senti soltanto il rumore sordo delle, del tuo fiato e di quello dei tuoi compagni. Verso il centesimo chilometro penso di non farcela più, penso di uscire, di prendere un treno e tornarmene a casa perché ho un, anche un male bestiale al ginocchio. Solo che poi succede una cosa, comincio a sentire un rumore, un rumore sordo che non è quello della, della, della ferraglia, un rumore come questo qua, un rumore che mi fa tirare la testa e quello che vedo è questa meraviglia, una, uno spettacolo meraviglioso di una di un gruppo di Fenicotteri Rosa in piena valle di Comacchio che sembra, sembra quasi applaudirci, farci la ola mentre stiamo arrivando. Bene, quell'immagine lì, quell'immagine meravigliosa è stata per me un punto di svolta, mi ha fatto scoprire tutta la meraviglia degli anni precedenti, di quando ero bambino e, cominciato, e ho cominciato ad andare in bicicletta, mi ha fatto scoprire tutta la meraviglia degli anni, degli anni a seguire. La meraviglia è il concetto su cui dobbiamo concentrarci. Che cos'è la meraviglia? Altan in questa tavola che mi ha donato eh, una decina d'anni fa, secondo me lo riassume benissimo. La meraviglia è un mix di azione, equilibrio e visione, visione ampia, perché in bicicletta la visione è ampia. E' eh, paesaggio, è paesaggio che stupisce, è paesaggio sorprendente. Eh, qualcuno ha detto che la bicicletta è l'unico mezzo di trasporto capace di trasformare la fatica in paesaggio. Non mi riferisco soltanto al paesaggio eh, rurale, a quello campestre, c'è una bellezza e una meraviglia anche nel paesaggio urbano. Questa, e questo è un pezzo della tangenziale delle biciclette eh, di Bologna e questa sarà la meraviglia dei prossimi anni, nel senso che stupirà la gente che verrà a Bologna e stupirà chi ci andrà su quella ciclabile e magari supererà a 20 km orari il traffico bloccato sul, sui viali. Che cos'è la meraviglia? La meraviglia è questo: è la prima sensazione di equilibrio. La meraviglia è una famiglia felice che si muove in bicicletta. È meraviglia farsi sorprendere da un arcobaleno dopo essere stati sorpresi da una pioggia mentre state facendo un giro in, in bici, in collina. E' meraviglia uno scorcio di una città, anche la vostra città, uno scorcio che non avete mai, mai visto perché siete eh, continuati a fare sempre la stessa strada. Questo non è meraviglia, questo è Cartesio. Cartesio nel 1649 scrive un libro prima di morire, morirà l'anno successivo, che si chiama Le passioni dell'anima. Lui, l'uomo della razionalità, scrive un libro sulle passioni e ne individua sei, sei primitive da cui fa ridiscendere Tutte quante le altre passioni sono odio, amore, gioia, tristezza, desiderio, che per lui è anche il contrario, ovvero avversione, quindi è binaria anche questa. La meraviglia non la coppia a nient'altro perché secondo lui non ha contrario. Oggi noi sappiamo che la meraviglia ha un contrario: il contrario della meraviglia è l'indifferenza. Bene, lo spazio di agibilità della bicicletta si muove tra meraviglia e indifferenza. In questo uh, come dire, range patemico c'è il futuro della bicicletta e secondo me il futuro, il fu il futuro delle, nostre, delle nostre città. Quindi meraviglia, indifferenza. Se vi interessa la meraviglia, allora dovete capire come si misura la meraviglia. La meraviglia si misura con l'andatura del sorriso. Cioè guardate le persone con cui uscite in bici, le persone che amate, possibilmente, questa è una persona che amo ad esempio, e, e poi alla fine del giro vedete se sul loro volto c'è stampigliato un sorriso. Se c'è sorriso siete andati alla sua andatura del sorriso, che non è la vostra, perché la mia magari è sui colli e non su strade pianeggianti. Per cui rispettate e cercate l'andatura del, del sorriso delle persone per... Cercare di produrre ciclisti eh, felici. Lasciatemi riassumere brevissimamente dov'è la bicicletta oggi? Oggi la bicicletta è a un punto di svolta. Eh, dopo tanti anni passati eh, sperando che potesse cambiare le città, oggi io sono convinto che la bicicletta sta per cambiare le città, e, e, lo, sta facendo, e lo sta facendo con con la meraviglia e con, e con il sorriso. E Gandhi, per raccontare, per raccontare il suo processo di liberazione dell'India dall'oppressione dall inglese, disse una volta «Prima ti ignoreranno, poi ti derideranno, poi ti combatteranno e alla fine tu vincerai». Ebbene, oggi io credo che stiamo per vincere, e stanno per vincere le città, Ecco perché vi lascio con questo invito. Prendete la vostra bicicletta, inforcatela, guardate il mondo dal punto di vista di un sellino. Sono convinto che prima o poi la meraviglia irromperà nelle vostre vite e ve la cambierà per sempre. Grazie. Bibi Bellini.